Ciao, ciao a tutti, bentornati sul mio canale YouTube, finalmente nuovo tutorial di perline. E chissà quale sarà mai l'oggetto del nostro tutorial di oggi, sarà ovviamente l'anello che vedete nell'inquadratura. Si chiama anello anemone e lo realizzeremo veramente con pochissimissimi materiali. Ci serviranno 15 Bicono da 4 mm, delle perline 11-0 e delle perline 15-0, quindi veramente semplicissimo. I colori volevo cambiarli, ma li avete scelti voi e quindi l'abbinamento è bronzo e turchese. Ve li faccio vedere nello specifico. Io utilizzerò queste perline qui. Questo è tutto quello che ci servirà appunto per la realizzazione del nostro tutorial, oltre ovviamente al lago numero 12 e a un fireline. Io sto utilizzando uno smoke da 0,12 mm, quindi molto sottile perché andrò a ripassare più volte all'interno delle perline. Volevo spendere due parole per quanto riguarda le perline. Allora, come potete notare sicuramente anche dall'anello, ovviamente non è precisissimo. Questo dipende dalle perline TOW che io andrò a utilizzare anche questa volta, perché purtroppo io ho pochissime perline Miyuki. Però ovviamente se doveste avere delle Miyuki potete tranquillamente utilizzarle, anzi sono sicura che il risultato sarà migliore. Come Bicono utilizzo queste che sono dei Bicono Swarovski nella colorazione Turquoise. Le colorazioni delle perline sono le TOW 221 e nulla, vi ho detto tutto, iniziamo subito con il nostro tutorial. Eccoci qui, ho girato la videocamera così potete vedere i passaggi al meglio, spero che siano chiari. Allora, la prima cosa che ho fatto è inserire sul lago 8 rocaie 11-0, quindi le più grandi. Vado a inserire 8 rocaie sul lago e le porto alla fine del filo. Ecco qua. Adesso vado a rientrare ovviamente nelle prime perline per chiudere la lavorazione a cerchio. Questo è il risultato. Vado a ripassare nuovamente all'interno delle perline per fissare appunto il cerchio. Se vedete appunto delle macchie sulle mani, purtroppo è il Fireline Smoke che tende un pochino a colorare. Ecco qui, questo è il risultato. Ha preso una forma di quadrato in realtà per puro caso, ma comunque l'importante è che il filo fuoriesca da due perline. Adesso, visto che due perline le abbiamo già e sono queste perline qui, vado a inserire 6 rocaie 11-0 sul lago, eccole qui, e rientro nelle due perline da cui esce il filo. Questo è il risultato. Ora noi dobbiamo portarci ovviamente con il filo che fuoriesce da queste due perline qui. Quindi io vado a ripassare con il filo all'interno di queste due perline, quindi di questa, di questa e di questa. Capovolgo il lavoro per praticità. Ecco qua. Il filo che fuoriesce da queste due perline qui e vado a ripetere questo passaggio per altre 3 volte, quindi dobbiamo completare una striscia di 5 moduli. Quindi ho inserito altre 6 rocaie 11-0 sul lago e rientro nelle due perline precedenti. Ecco qua. Non vi preoccupate se ovviamente il tutto risulta un attimino poco definito, ma poi si andrà a sistemare.
Ecco qua, ripeto questo passaggio altre due volte. Questo è il risultato finale della prima riga. Come vedete, ho il filo che fuoriesce da queste perline qui. Io però devo creare una seconda e una terza riga che sono appunto adiacenti a questa qui. Quindi devo partire a lavorare da queste due perline qui. Ecco qua. Ora dobbiamo fare un altro quadrato, chiamiamolo così, anche se adesso non sono definiti come quadrato. Prendo altre 6 perline, eccole qui, e rientro nelle due perline da cui esce il filo. Ecco qui. Adesso vado a rientrare con l'ago all'interno delle due perline verticali, queste qui, e tiro il filo. Come vedete, ora abbiamo sia due perline da questo lato qui, sia due perline sopra. Quindi quello che dobbiamo fare è inserire 4 perline. Non ce ne servono più 6 perché ne abbiamo due qui e due qui. Quindi prendo 4 perline sul lago e rientro, visto che il filo va verso il basso, e rientro prima all'interno di queste due perline, tiro il filo e poi all'interno di queste altre due qui, che sono quelle verticali. Ecco qua e tiro il filo. Dopodiché ripasso nuovamente con il filo in queste due perline qui. Poi in queste due perline qui. In queste due perline qui e inserisco altre 4 perline sul lago, rientrando nelle due perline verticali, eccole qui, e nelle due perline orizzontali. Ecco qua. Adesso dobbiamo completare questa riga in questo modo. Come vedete, anche la seconda fila di perline è completata. Adesso vado a creare la terza. Ed ecco qua la nostra fascetta terminata. Come vedete, appunto, è un po' stortignacola. Dobbiamo raddrizzarla inserendo delle perline 11-0 negli spazi, per creare dei quadrati più definiti. Quindi io ho il filo che fuoriesce da queste due perline qui, ecco, ho messo a fuoco, prendo una rocaille 11-0, giro sempre per comodità, e passo con il filo attraverso le due perline successive, in modo da creare l'angolo. Ecco qua, ripeto lo stesso passaggio. Prendo una rocaille 11-0 e passo nelle due rocaille 11-0 successive. Questo è un passaggio semplicissimo che dovete realizzare per tutto il perimetro del nostro rettangolo, quindi all'interno no, potete lasciare in questo modo, potete lasciare appunto i forellini. Mentre per definire meglio la forma del rettangolo andremo a
inserire una rocaia 11-0 tra una coppia di 11-0 e l'altra è ovviamente negli angoli. Quindi ci vediamo quando ho terminato. Come vedete, la nostra griglia è terminata. Questa appunto è la griglia sulla quale andremo a inserire i nostri bicono con le rocaie 15-0. Quindi è veramente semplicissimo. Ho inserito, come vi ho detto, le rocaie lungo tutto il perimetro del nostro rettangolo e adesso ho il filo che fuoriesce da queste due perline verticali qui, queste qui, e vado a inserire sul lago una rocaille 15-0, un bicono da 4 e un'altra rocaille 15-0, rientrando poi dal basso verso l'alto. Come vedete, qui il filo va verso l'alto, mentre qui il filo va dal basso verso l'alto e tiriamo il filo. Ecco qua, in questo modo io andrò a inserire il bicono sulla nostra griglia. Ora ho sempre il filo che va verso l'alto, prendo un'altra rocaille 15-0, un altro bicono da 4 e un'altra rocaille 15-0 e rientro nelle due perline verticali successive sempre dal basso verso l'alto. Ecco qua. Ripetiamo l'ultima volta. Ecco qui, come vedete, la prima fila è completa. Ora abbiamo completato appunto questa fila e vado a ripassare con l'ago attraverso le tre perline successive, queste qui. Prendo e tiro il filo e ripeto lo stesso passaggio. Come vedete, adesso i bicono si andranno a disporre nella direzione opposta. Questo effetto mi piace moltissimo, quindi io li realizzerò così. Altrimenti, se volete inserirli tutti nello stesso verso, non dovete ripassare nelle tre perline verticali, ma dovete ripassare in tutta questa striscia orizzontale. Andando anche a questo punto a inserire delle 15-0 nei buchi della griglia e risalire sempre dalle perline in questo lato qui. Mentre io adesso avevo il filo che fuoriusciva da questo lato qui, adesso le inserisco da qui, poi da qui, poi da qui e poi da qui. Quindi farò una sorta di zigzag perché dove trovo il filo lì andrò a inserire le perline, mentre se volete appunto che le perline siano nello stesso verso, dovete fare come vi ho appena detto, passare orizzontalmente attraverso tutte le perline, inserendo anche delle 15-0 negli spazi e inserire il bicono sempre da questo lato qui, quindi dal lato destro. Adesso completo la griglia e ci vediamo quando ho terminato. Ecco qua, la nostra griglia è completa con il bicono. Quello che volevo dirvi è che ovviamente voi potete decidere di utilizzare l'anello anche in orizzontale. Io lo monterò in verticale perché mi piace proprio l'effetto che fa appunto come vedete su quello che ho realizzato in precedenza. Quindi è indifferente, visto che comunque abbiamo un numero dispari sia da un lato che dall'altro, potete decidere anche di far partire la fascetta da questa parte qui e farla congiungere dall'altro lato, ovviamente. Questo sta a voi, al vostro gusto. Io la realizzerò, come vi ho detto, in verticale. E mi sono già portata avanti un pochino, ho fatto passare il filo
attraverso le perline, spero che si veda perché non mette bene a fuoco. Ecco qua. Ho fatto passare il filo attraverso queste perline, ho il filo che fuoriesce da una delle perline sporgenti, più sporgenti, quindi quelle che abbiamo inserito successivamente per definire la forma della nostra griglia, la forma rettangolare. Adesso vado a inserire due rocaille 11-0 sul lago, quindi torniamo a lavorare con le perline 11-0 e rientro all'interno di queste due perline qui. Quindi queste due perline qui per far partire la nostra fascetta Herringbone, sperando di riuscire con la telecamera tra le braccia, che non è molto molto semplice. Ecco qua, l'ho fatto dal retro, altrimenti ci mettevo 7 anni. Quindi adesso per fare la fascetta Herringbone io ripasso all'interno di questa perlina qui. Prendo due rocaille 11-0 sul lago, rientro semplicemente nella rocaille successiva, quindi quella della coppia che abbiamo già inserito. Tiro bene il filo affinché si fermino. Ripasso nuovamente all'interno delle due perline di base. Tiro e ripasso poi attraverso la coppia di perline che si è appena formata in verticale. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo ripetere sempre questo passaggio fino a completare la nostra fascetta e a crearla della lunghezza che vogliamo. Quindi inserisco altre due perline sul lago, rientro nella perlina successiva, tiro il filo, bene bene. Se non si dovessero sistemare, le sistemo. E rientro nelle due perline a destra. Ecco qua. Spero sia chiaro. Vi faccio vedere l'ultima volta perché non so se è abbastanza chiaro. Allora, ho il filo che fuoriesce da queste perline qui. Prendo due perline sul lago. Rientro nella perlina a sinistra, dall'alto verso il basso, tiro bene il filo, ecco qui, e rientro esattamente nelle due perline di destra. Io completo la fascetta e ci vediamo quando ho terminato. Eccoci qui, finalmente abbiamo quasi terminato il nostro anello. Questa è la fascetta che ho realizzato con la tecnica Herringbone. E ho il filo che fuoriesce appunto da questa perlina qui. Adesso devo congiungere ovviamente la fascetta alla griglia. E come lo vado a fare? Lo faccio in questo modo, passando esattamente come prima attraverso le due perline centrali. Ecco qui, queste due perline centrali del modulo che si trova appunto alla terza fila. Quindi tiro il filo, ecco qua. Dopodiché, adesso come vedete, si è unito soltanto un lato della nostra fascetta. Io semplicemente con l'ago vado a rientrare nell'altra parte della fascetta, ripasso anche in più perline, ecco qua, e tiro il filo. Questo passaggio lo facciamo più volte per rendere la congiunzione bella stabile e solida e ci vediamo quando ho terminato. Eccoci qui arrivati alla fine di questo tutorial. Questi sono i miei anelli anemone. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che realizziate
tanti anelli anemone che me li facciate vedere, anzi vi invito a inviarmi le fotografie sul mio gruppo Facebook Arte e Artigianato oppure anche l'altro gruppo Wire Polymer Clay Resine e Perline, troverete ovviamente i link nel box informazioni. Vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video e ci vediamo prestissimo con nuovi video e nuovi tutorial. Un bacio alla prossima, ciao!